Salve a tutti, in questa lezione vi farò vedere degli esercizi di stretching generico che potrete utilizzare anche dopo gli esercizi che avete seguito degli altri video. Allora, iniziamo con le gambe leggermente divaricate e andiamo ad abbinare la respirazione al movimento. Quindi facciamo un piccolo molleggio delle gambe, inspirando, quindi prendendo aria con il naso e quando espirate andate a toccare la mano con i piedi opposti. E tenete lo sguardo sulla mano che sta in alto e ritorno al centro. Di nuovo un piccolo molleggio su e giù. Poi lentamente da qui salgo e andiamo a fare degli affondi laterali, quindi piegare la gamba destra e la gamba sinistra. Attenzione, quando facciamo questo esercizio, che era anche un esercizio di potenziamento per le gambe, cercate di rimanere allineati con le ginocchia, quindi non superate mai la punta del piede con il ginocchio e cercate di rimanere dritti con il busto, questo per 10 volte. E poi ripetere per altre 4 volte le respirazioni con gli allunghi. Quindi da qui, su e giù. Poi, secondo esercizio, andiamo giù a terra. Quindi per questo allenamento vi servirà un tappetino. E prendiamo la posizione a ostacolo. Allora, la posizione a ostacolo sarebbe questa, la gamba destra o sinistra avanti. E la gamba dietro deve stare in questo modo, quindi dovete formare un angolo di 90 gradi. Per chi invece ha problemi con le articolazioni, anche questa posizione è giusta. Quindi chiudete la gamba così, mettendo il piede a contatto col ginocchio e la gamba tesa. Da qui l'esercizio da fare è questo, quindi braccio in alto, scendo giù e torno. Quindi dovete cercare di andare a toccare il petto verso la coscia e resto giù e tengo questa posizione per 20 secondi. Stessa cosa al centro, quindi da qui piano piano cercate di allontanare le mani, allungarmi e andare giù e ritorno su. Stessa cosa avanti e al centro. Questi sono tutti esercizi di stretching per allungare soprattutto la parte posteriore della coscia. Stessa cosa con l'altra gamba. Quindi, stesso discorso, ho la gamba a ostacolo oppure con il piede chiuso qua. E anche se avete il piede chiuso qua, per fare quello centrale, fate così, cioè allungate le mani avanti e tornate al centro. Poi, stessa cosa, gambe unite. Tese, cercate di stare il più possibile e andiamo a prendere i piedi e allungarci giù. Allora, non tutti magari sono capaci di fare questo esercizio, quindi per chi non è capace potete anche arrivare dove riuscite ad arrivare. Ok? Quindi appena sentite lo sforzo massimo vi fermate e tenete la posizione. Vado giù e resto, tengo la posizione per 15 secondi. Poi da qui invece incrociamo le gambe e andiamo a lavorare un pochino con le braccia. Iniziamo con delle circonvoluzioni delle spalle, come al solito, indietro e avanti. Poi una volta che siamo qui, teniamo le braccia fuori e il palmo delle mani ruotato verso l'alto. In questo modo, da questa posizione, andiamo a fare delle spinte delle spalle indietro. Stessa cosa con le braccia in alto e spinte delle spalle indietro. Quindi braccia fuori, 5 spinte. Braccia in alto, 5 spinte. Poi, una volta fatto questo esercizio per 3 volte, unite le mani, portate le mani in alto e cercate di allungare il più possibile. Di spingere bene verso l'alto anche con le spalle, stessa cosa verso avanti e cercate di
portare anche le spalle in avanti, quindi assecondare il movimento, così in alto e stessa cosa in avanti, anche questo per 3 volte. Poi per ultimo, sempre con le gambe incrociate nelle dritte, andiamo ad allungare i muscoli del collo, quindi come abbiamo fatto anche altre volte, facciamo dei piegamenti del collo laterali, le circonduzioni sia a destra che a sinistra come al solito, e una volta fatto questo andiamo a mettere le mani dietro la nuca e applicando una leggera pressione cerchiamo di avvicinare il mento verso il petto in questo modo per allungare tutta la parte dei muscoli posteriori. Ok, poi da qui per alzarci, mi raccomando, fate lentamente, appoggio le mani a terra, giro i piedi, piano piano srotolo la schiena. Così. E la testa è l'ultima cosa che sale quando fate questi esercizi. E ultimo esercizio. Siamo in piedi, facciamo una circonduzione delle braccia indietro e poi andiamo giù verso i piedi. Appoggiamo le mani e andiamo in affondo con la gamba destra avanti in questo caso. Riavvicino il piede, salgo lentamente e di nuovo. Faccio un'altra circonduzione delle braccia, con l'altra gamba questa volta vado indietro, vado giù in affondo e torno